Ciao a tutti, vi auguro un nuovo giorno di fortuna, pace e felicità con i vostri cari. Quali sono i segni oggi? Guarda il video per scoprirlo. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 2 marzo 2021. Oroscopo Sagittario di oggi. Amore frizzante per coppie e per single. Luna frizzante oggi in sestile al vostro segno e buona amica del vostro governatore Giove, che strizza l'occhio anche a voi. Anche Mercurio ci mette del suo per darvi la spinta giusta. Complice la pandemia, da un anno in qua siete diventati fin troppo seri. Il piccolo dio con i piedi alati, bravissimo a sdrammatizzare i guai con una risata, sta facendo bene la propria parte, ma se esagera, trasformandovi in farfalloni superficiali, bisogna intervenire subito per correggergli il tiro. Punto fondamentale: non restarvene soli a rimuginare, nemmeno se avete appena chiuso una storia e l'autostima è a pezzi, tutta da ricostruire. Il famoso chiodo schiaccia chiodo è sempre una terapia d'urto eccellente, meglio ancora se qualcuno che vi fa gli occhi dolci è già entrato nel vostro campo visivo. Ma se preferite le certezze del passato, avete ancora qualche chance per risvegliare Osiride e ricondurlo a casa. Punto. Astro tarocco del giorno per Sagittario. 9 denari rovesciato. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. Punto. Un vostro amico o collega potrebbe fare la spia e compromettere una situazione già abbastanza difficile. Provate a immaginare una soluzione possibile a tutto questo. Una certa situazione che vi sta particolarmente a cuore è ampiamente recuperabile. Dovrete solo stare attenti a non modificare il vostro atteggiamento ed evitare di sfidare la sorte. Oggi non spazientitevi, ma cercate di operare con pazienza in tutto ciò che farete. Ci è una cosa che vorreste fare da tempo e non avete mai fatto, è il momento di iniziare. Punto. Fate attenzione alle persone disoneste, potreste avere qualche dispiacere. Potranno nascere questioni relative a soldi, pagamenti, crediti, debiti. Sarai distratto. Evita la fretta. Bene il matrimonio per i nati di domenica. Cambiate qualcosa nella vostra vita. Se ritenete che qualcosa disturbi il vostro successo e la vostra vita, non esitate a sradicarla. Uscite allo scoperto cambiando qualcosa nel vostro comportamento. Punto. Oggi toccherà mettere mano al portafogli per delle spese improvvise ma necessarie. Non è proprio il giorno che vi consentirà di risparmiare qualcosa, ma fate in modo da usare lo stretto necessario. Mettetevi l'animo in pace e girate presto la pagina di quel capitolo che è ormai chiuso, almeno per adesso. Mettete in pratica le vostre idee, soprattutto quelle che realisticamente appaiono più ambiziose. Potreste avere la lieta sorpresa di vederle realizzate e questo vi appagherà. Punto. In questa giornata una delle vostre relazioni, soprattutto una di tipo amorosa, potrebbe cambiare all'improvviso se non farete attenzione a nascondere per bene una notizia che sarebbe meglio che queste non sapessero. Una persona sta cercando di entrare nella vostra vita a piccoli passi, ma voi non gli rendete tanto semplice l'accesso, anche perché non siete molto in grado di gestire i sentimenti in questo periodo. Non è mai conveniente mischiare il lavoro con la vita privata. Stanche, nervose, irritabili, non sarete al meglio della forma e i risultati che otterrete saranno modesti. Punto. Cielo del primo giorno della primavera meteorologica che presenta aspetti benefici. Giove Acquario continua a rallegrarvi accendendo i vostri entusiasmi in diversi ambiti. In questo momento tocca più da vicino i nati nella seconda decade, accesi da un gusto per la conquista e il desiderio di avventura che spazia in vari settori. In contemporanea al luminare della metamorfosi, della fantasia, della creatività, Nettuno orbita in posizione contrastante dal segno nemico, amatissimo dei Pesci, obbligando molti sagittari della terza decada a far sentire maggiormente la loro presenza in famiglia. Sappiate essere pazienti, delicati, capaci di prestare ascolto agli altri. Punto. Per voi si prevede una giornata sottotono in amore. Se avete iniziato una nuova relazione,
potreste non sentirvi pienamente soddisfatti del partner, o addirittura già annoiati. In questo caso sarebbe meglio voltare pagina, senza troppi rimpianti. Sul lavoro siate positivi e portate avanti le vostre idee con entusiasmo. Punto per il Sagittario: gli affari procedono bene, anche perché nelle ultime 24 ore avete ottenuto accordi straordinari. Ora, bisogna riordinare le idee in amore e tenetevi pronti a cambiamenti decisivi ma belli. Punto. Gli affari procedono bene e oggi avrete l'occasione per aggiustare il tiro. Nelle ultime 24 ore avete raggiunto accordi straordinari e adesso è il momento per riordinare le idee. In amore preparatevi a grandi cambiamenti altamente positivi. Punto. Le prossime avventure potrete viverle con un altro spirito, completamente differente rispetto a quello che avete oggi. Non siete ancora pronti a prendere sul serio l'importanza dell'immaginazione e della fantasia nel vostro lavoro. Punto. Ebbene, imparerete molto presto, perché è così che farete grandi passi in avanti e riuscirete finalmente ad essere sereni e soddisfatti di quel che è la vostra vita, in questo momento. Punto. Il vostro segno, idealista e godurioso, riceve con piacere la carezza dolce della Luna, romantica in Bilancia e quella più asciutta e amichevole di Saturno, Giove e Mercurio in Acquario, tutti quanti in sestile al vostro segno. Meglio di così. Punto. Amore ed Eros, distinguo tra la famiglia, fonte affettiva e irrinunciabile, a volte un tantino scontata, e la cotta travolgente, magari platonica e unilaterale, che vi accende lo sguardo e vi spinge a fare follie. Dall'amicizia all'amore ci passate senza nemmeno accorgervene, se lui o lei è un tipo intraprendente, provvederà a tutto. A voi solo l'incombenza di dire sì. Punto. Sarai sostenuto dalle stelle nei tuoi approcci amorosi in questa giornata. Per questo potrai contare sul magnetismo del tuo fascino che ti consentirà di conquistare la preda ambita. Ti aspetta una notte di sesso perché hai la complicità di un partner altrettanto compiacente. Punto. Nettuno e Venere entrambi in angolo contrario vi portano qualche incertezza in ambito affettivo. Niente di grave, giusto la necessità di avviare un sereno confronto, un dialogo che sia illuminante con la vostra dolce metà. Chi abbia ancora il cuore libero si può lanciare verso conquiste che sono molto avvincenti per la loro personalità estrosa. In special modo i Sagittari che festeggino il loro compleanno dal giorno 8 al 14 del mese di dicembre. Punto. Lavoro e denaro, talento creativo in pieno sviluppo. L'ispirazione arriva come un flash, così forte che non potete fare a meno di captarla e tradurla nel vostro consueto canale espressivo. Intuizioni geniali, ciò che non conoscete attraverso i libri e le relazioni interpersonali vi arriva in sogno o nelle parentesi di meditazione. Punto. Dovrai fare un'azione di forza nei confronti di un superiore che finge di non accorgersi dell'attuale situazione che infastidisce parecchie persone nel tuo lavoro. Se lavori in team, i rapporti con i collaboratori saranno un po' difficili, qualcuno si comporterà in maniera scorretta nei tuoi confronti e rimarrai amareggiato. Giove e Luna vi rendono decisionisti in ufficio. Fate attenzione con il vostro slancio eccessivo a non entrare troppo in urto con chi sta sopra di voi. Punto. Benessere, in forma grazie al moto, alla corsa, alla bici, l'essenziale è non incancrenirsi. Se vi impigrite compaiono i rotolini e per consolarvi dei rotolini arrivano i cioccolatini, una sequenza di guai senza fine. Punto. Ora che il sole non è più contro, la vostra forma fisica è discretamente sostenuta dai transiti celesti. Dovrete trovare anche il modo per pensare a voi stessi e per occuparvi del vostro fisico. Mercoledì cominciate una dieta che comprenda anche qualche tavoletta di guaranà. Punto. Per lei, pace fatta con vostra sorella, bisticciate fin dall'asilo ma vi volete un gran bene, un giorno pioggia, un altro sole. Punto. Per lui, voglia di un'auto o di una moto nuova, ma per ora la pecunia non consente, accontentatevi di lustrarvi la vista in autosalone, dove presentano un nuovo modello. Punto. Colore delle emozioni, rosa fucsia. Punto. Barometro dell'umore, soleggiato. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto.
Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.